Dal Vangelo secondo Giovanni. Una buona domenica a tutti. Le prime parole che Dio pronuncia nella Bibbia sono «sia la luce». E Dio vide che la luce era bella e separò la luce dalle tenebre, da ciò che è oscuro. Da lì in avanti, in tutta la Bibbia, la luce è sempre il simbolo di ciò che è positivo, di ciò che è bello, di ciò che è buono. Dio è avvolto di luce come di un manto, dice il Salmo 104. E questo simbolismo continua in tutto il Nuovo Testamento ed è soprattutto Giovanni che lo riprende. All'inizio della sua prima lettera dirà: Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. E fin dall'inizio del suo Vangelo, nel prologo, presenta la venuta del Figlio di Dio nel mondo come il sorgere della luce. L'umanità era come avvolta in densa tenebra, la tenebra del male, del peccato, dell'ingiustizia, e in questa tenebra è scesa la luce del cielo. Come è stata accolta? Ce lo dice ancora nel prologo, proprio all'inizio del suo Vangelo. Come c'era da attendersi, le tenebre non si sono rassegnate a scomparire, hanno reagito e hanno mosso guerra alla luce. E Giovanni, in Asia Minore, a Efeso, dove lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, ha sperimentato personalmente questa opposizione drammatica alla luce del Vangelo. In Asia Minore, chi accoglieva il Vangelo, chi a Efeso si rifiutava di adorare la statua della bestia, cioè di adeguarsi ai criteri su cui si reggeva l'impero pagano, veniva discriminato, socialmente emarginato. Verso la fine del primo secolo, però, quando scrive il prologo del suo Vangelo, Giovanni può affermare con gioia: le tenebre non l'hanno vinta. Ed è dopo questo inizio del suo Vangelo che lui introduce la figura del Battista. Sentiamo come. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Vediamo allora come Giovanni ci presenta la figura del Battista. Dice: era un uomo mandato da Dio. Aveva una grande missione da svolgere. Ognuno di noi ha una missione da portare a compimento in questo mondo. Come si fa a sapere qual è questa missione? Basta che scopriamo la nostra identità. Quando noi prendiamo coscienza di chi siamo, capiamo anche che cosa Dio si aspetta da noi. E siamo unici nella creazione. Se non portiamo a compimento noi questa missione, non la porta a compimento nessun altro. Il Battista, come vedremo, ha un'idea ben chiara della propria identità. Lui sa che cosa è chiamato a fare nel mondo. Secondo dettaglio che viene richiamato dall'Evangelista: il suo nome era Giovanni. Yohanan in ebraico significa Dio è amore. Ecco l'identità del Battista, la missione che è chiamato a svolgere. Lui deve indicare la persona verso la quale ognuno deve volgere lo sguardo se vuole contemplare la luce del volto di Dio. E quando volgerà lo sguardo dove indica il Battista, cioè alla persona di Gesù, allora scoprirà che Dio è amore.
Se invece rivolge il suo sguardo verso gli idoli che si sono creati gli uomini, non vedrà mai questa luce, non proverà la gioia di scoprire che Dio è amore e solo amore. Terza caratteristica. Il Battista che ci viene presentato dai sinottici è il precursore, colui che va avanti al Messia. In Giovanni non è precursore, è testimone. Lo abbiamo ascoltato. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Notiamo l'insistenza su questa testimonianza del Battista. L'Evangelista ci dice: lui ha visto la luce e la indica adesso a tutti noi, testimonia che quella è la luce di Dio. Non era lui la luce, ci insiste l'Evangelista, perché alla fine del primo secolo erano ancora molti coloro che professavano la propria fede nel Battista, si ritenevano e si proclamavano suoi discepoli, addirittura in opposizione a Gesù. Ecco la ragione per cui l'Evangelista dice: non era Giovanni la luce, lui dava testimonianza, indicava la luce. E chi era questa luce? Noi lo sappiamo. Gesù, che, come ci riferirà l'Evangelista Giovanni più avanti, ha detto: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Di che luce si tratta? È la luce del volto di Dio e la luce che brilla sull'uomo autentico, l'uomo riuscito, il vero figlio di Dio. Come ha fatto a vedere questa luce Giovanni? Ha visto Gesù. Ma esteriormente il Battista ha visto esattamente quello che hanno visto tutti. Lui ha avuto uno sguardo che ha visto al di là di ciò che appariva esteriormente, di quello che era verificato da tutti, come oggi. Tutti vedono Gesù e dicono: ho visto un uomo straordinario che ha segnato la storia del mondo con il suo messaggio e anche con la sua vita. Ma molti si fermano lì, vedono soltanto quello che è innegabile, che non ha bisogno di testimonianza, basta leggerlo sui libri di storia. Noi possiamo testimoniare ciò che il Battista ha visto solo se anche noi faremo la sua stessa esperienza, altrimenti racconteremo ciò che abbiamo letto sui libri, non convinceremo nessuno. Perché? Per capire chi è Gesù, per cogliere questa luce, bisogna avere uno sguardo che vede oltre ciò che vedono tutti. E questo sguardo ce lo dà lo Spirito. Il Battista ha visto lo Spirito posarsi e rimanere su Gesù. Se noi non vediamo questa identità profonda di Gesù di Nazareth, noi non possiamo testimoniare la luce di Dio sul volto di Cristo, come ha fatto il Battista. E ora sentiamo qual è la testimonianza che il Battista ha dato. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io? Voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore.
come disse il profeta Isaia. Lo storico Giuseppe Flavio, che è vissuto pochi anni dopo e che ha parlato con coloro che avevano conosciuto il Battista, ci dice che era un uomo buono e che esortava gli ebrei a vivere una vita retta e a trattarsi reciprocamente con giustizia. E dice anche che le folle lo ascoltavano con crescente entusiasmo, e suscitava speranze, e tanto che si stava diffondendo la voce che fosse lui il Messia. Questo crescente successo ha da subito preoccupato le autorità religiose di Gerusalemme. Come mai? Sempre per la stessa ragione, che la luce disturba chi preferisce la tenebra, chi fa il male odia la luce. E la gerarchia religiosa corrotta si è subito resa conto di essere in pericolo. Se arriva la luce, la nostra tenebra è finita. I sacerdoti del Tempio ricordavano molto bene ciò che aveva pronunciato il profeta Michea. Aveva minacciato: un giorno il Signore farà piazza pulita di questa istituzione religiosa indegna, corrotta, collusa col potere. Capitolo terzo dice: il Signore purificherà il Tempio come il fuoco del fonditore, come la liscivia dei lavandai. E questo è il motivo per cui l'autorità religiosa invia una commissione composta da sacerdoti e da leviti. Come mai ci sono anche i leviti? Erano i sacristi là nel Tempio. Perché i leviti svolgevano anche la funzione di poliziotti nel Tempio. Se uno si comportava male, lo potevano arrestare e punire. La presenza dei leviti in questa commissione indica che se avessero scoperto qualcosa di male nel Battista, lo avrebbero anche arrestato. Lo incontrano e gli chiedono: tu chi sei? Sentiamo come viene introdotta in modo solenne la sua risposta. L'Evangelista dice che confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Anzitutto dice ciò che non è, perché c'è confusione in giro. Qualcuno ti pensa a un'altra identità diversa dalla sua, e lui non vuole crearsi una falsa identità. Molte persone lo stimano, sarebbero anche disposte a credergli se lui affermasse di essere il Messia. Potrebbe sfruttare il prestigio che sta acquistando presso il popolo. Non lo fa. Non vuole una identità falsa, perché un'identità falsa lo porterebbe a svolgere una missione che non è la sua. Il Messia è un altro. Gli chiedono: sei Elia? Non lo sono, risponde. Come mai Elia? Elia era stato rapito in cielo e si pensava che non fosse morto, che sarebbe tornato prima dell'inizio del mondo nuovo. Il Battista dice: non sono neanche questo. Gli chiedono: sei il profeta? E risponde: no. Chi era questo profeta? Mosè, prima di morire, aveva detto al popolo: un giorno il Signore invierà un profeta simile a me. E nel popolo era nata questa attesa del profeta. Ecco il motivo per cui chiedono al Battista: sei tu questo profeta atteso? Lui dice: no. Notiamo le risposte sempre più nette che lui dà. Prima dice: non sono io il Cristo. Poi: non lo sono. E alla fine: no, basta. La nostra identità va definita anzitutto da ciò che non siamo, perché l'orgoglio potrebbe portarci a crearci una nostra identità falsa, sarebbe la nostra rovina. E noi non siamo nemmeno ciò che la gente pensa o che vorrebbe che fossimo. Gli chiedono: chi sei? Perché noi dobbiamo pur dare una risposta a chi ci ha mandato.
cosa dici di te stesso? È una domanda questa che dobbiamo sentire rivolta a ognuno di noi. Che cosa dici di te stesso? Che consapevolezza hai del ruolo nel disegno di Dio? Che senso ha la tua vita? Che cosa ci stai a fare in questo mondo? Ecco l'importanza di prendere coscienza di chi siamo. Cosa dici di te stesso? Non cosa dicono gli altri di te. Tu, risponde il Battista, e adesso dichiara la propria identità e della propria missione. Io, voce. Non dice io sono. Io, voce di uno che grida nel deserto. Si presenta non come la parola, voce. La voce che ha servizio della parola. Sant'Agostino è colui che ha detto nel modo più chiaro qual è la distinzione fra la voce e la parola. La voce è il suono, quello che io sto emettendo in questo momento, e il suono, la voce, è a servizio della parola. Poi la voce, il suono, deve scomparire, perché se rimane il suono si crea solo confusione. Bisogna che il suono scompaia in modo che rimanga la parola a servizio della quale c'è stata la voce. Il Battista è voce, non parola. Lui è a servizio della parola e, svolta la sua missione, è lieto di farsi da parte. Avesse voluto rimanere sulla scena, avrebbe creato equivoci. Sarebbe nato il culto della personalità, quello che rovina tante persone che seguono ciò che si dice di loro, gli applausi degli adulatori o il proprio orgoglio. E dice il Battista, dopo aver chiarito chi è, rivolgendosi a queste autorità religiose, dice: rendete diritta la via del Signore. Voi la dovete rendere diritta, perché siete voi guide spirituali che l'avete resa storta. E chi segue la vostra via, che voi avete complicato, non giunge a vedere la luce del Signore. Rendete diritta la via del Signore con le vostre disposizioni, le vostre leggi, le vostre tradizioni. Avete complicato la strada che conduce a Dio e il popolo non giunge al Signore per colpa vostra. E ora sentiamo il significato che il Battista dà al battesimo che amministra. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Era diffusa in Israele la convinzione che il Battista, giungendo nel mondo, avrebbe amministrato il battesimo. Ecco la ragione per cui la commissione di sacerdoti e leviti inviata da Gerusalemme chiede al Battista: se tu non sei il Messia, né Elia, né il profeta, come mai battezzi? Che senso ha il tuo battesimo? Giovanni chiarisce: mio battesimo è completamente diverso da quello del Messia. Io battezzo nell'acqua. Il mio battesimo ha questo significato: prendere coscienza che c'è bisogno di cambiare vita,
prendere coscienza che si vive ancora nella tenebra e che si ha bisogno di una luce. Vedete, voi siete stati inviati dai farisei. I farisei, guardatevi attorno, non vengono a farsi battezzare da me, perché loro sono convinti di possedere già la luce piena. Non vogliono prendere coscienza di essere ancora nella tenebra. Vedete, io ho fatto uscire dalla Giudea il popolo e lo battezzo qui a Betabara, li ho portati ancora nella terra pagana, proprio per far prendere loro coscienza che hanno bisogno di ripercorrere il cammino dell'Esodo per giungere alla vera terra promessa. E chi li introduce in questa terra promessa autentica sarà quella luce che io indicherò. E poi il Battista chiarisce qual è la sua posizione nei confronti di colui che deve venire, della luce che lui indicherà. E lo fa con un'immagine che i suoi ascoltatori conoscono molto bene, perché se ne intendono della legge, degli aspetti giuridici della vita. Dice il Battista: io non sono degno di chinarmi per sciogliere il legaccio dei sandali a colui che deve venire. Questa espressione è così importante che nel Nuovo Testamento ricorre ben 5 volte. È stata interpretata come un attestato di umiltà da parte del Battista. No, molto di più. Allude a una pratica ben nota nella Bibbia e ben conosciuta da coloro che sono venuti a intervistare il Battista, perché se ne intendono di aspetti giuridici della vita. È la chalitza, lo scalzamento, che è ben noto nella Bibbia. In che cosa consisteva? Bisogna rifarsi al famoso levirato, che consisteva in questo. Quando moriva un uomo senza figli, il fratello doveva prendersi la vedova, ma poteva anche darsi che la vedova non gli piaceva, oppure che non volesse poi dividere la propria eredità anche col figlio nato dalla vedova, perché questo figlio non era suo, era del fratello, portava il nome del fratello. Quando uno si rifiutava di compiere il suo dovere, questo compito passava un altro, e c'era tutta la legislazione che stabiliva chi gli doveva succedere, chi doveva prendere il suo posto. E quando uno prendeva il posto dell'altro, si presentava davanti alla porta della città, davanti ai testimoni, costui gli toglieva il sandalo, gli sputava in faccia e per dire: tu ti sei rifiutato di compiere il tuo dovere, adesso prendo io il tuo posto. E costui era chiamato lo scalzato. Era stato tolto il sandalo, vuol dire che adesso il diritto di essere sposo di quella donna passava a un altro. Che cosa intende dire il Battista? Loro l'hanno capito molto bene. Intende dire: io non ho alcun diritto di togliere il sandalo. Israele, la sposa del Signore, era infeconda, perché si era allontanata dal suo sposo, il Signore. Dal profeta Osea in avanti, tutti i profeti hanno impiegato questa stupenda immagine del Signore che è lo sposo, Israele la sposa. Ma se la sposa si è allontanata dal suo sposo, diventa infeconda. Il Battista dice: adesso giunge lo sposo, io sono l'amico dello sposo e gioisco perché adesso sento la sua voce. Io non ho il diritto di togliergli il sandalo, è lui lo sposo. Io sono colui che fa di tutto perché queste nozze siano feconde. È un messaggio stupendo per noi, quello che ci viene dato in questa domenica. Anzitutto, prendiamo coscienza che anche noi siamo ancora avvolti nella tenebra.
Forse abbiamo intuito qualcosa, sì, dalla luce di Cristo, ma forse sta in mezzo a noi e non lo conosciamo ancora. Dobbiamo cogliere il messaggio che ci dà il Battista. Prendi coscienza della tua condizione e se non hai la luce di Cristo, tu non arrivi nella terra della libertà. Auguro a tutti una buona domenica e una buona preparazione all'avvento del Signore.